Bentornati. Oggi vi voglio parlare di un disturbo psicologico frequente, ma poco conosciuto, il disturbo ossessivo compulsivo. In particolar modo vi illustrerò le 5 modalità più frequenti con cui si presenta, ma ora vi lascio alla sigla. Ciao, io sono Angelo e aiuto le persone a migliorare la propria autostima e le proprie relazioni interpersonali. Ho creato questo canale YouTube per parlarvi di psicologia, di autostima, di relazioni, di miglioramento personale. Se anche voi siete interessati a questi argomenti, mi raccomando iscrivetevi subito. Qui trovate un piccolo logo con il mio nome. Cliccandoci vi iscriverete subito. Così non perderete i prossimi video. Come vi ho detto in presentazione, oggi vi parlerò del disturbo ossessivo compulsivo, conosciuto anche come DOC. Il disturbo ossessivo compulsivo colpisce circa il 2% della popolazione. Nonostante sia molto frequente, vi è ancora tantissima disinformazione su questo problema. E a causa della disinformazione le persone, che ne soffrono, che ne sono colpite, hanno difficoltà a chiedere aiuto e con una diagnosi ritardata anche le modalità per uscirne diventano un po' più ferraginose. Ma cerchiamo di capire che cos'è il disturbo ossessivo-compulsivo. Per parlarvi di questo problema lo voglio distinguere in ossessioni e compulsioni. Le ossessioni sono pensieri intrusivi, ripetitivi, che la persona riconosce come irrazionali, ma che non riesce ad allontanare. Siccome i pensieri sono intrusivi, la persona non li desidera, li considera angoscianti, ansiogeni e di conseguenza fa di tutto per scacciarli. Molto spesso, per allontanare questi pensieri, per annullare la loro forza mette in atto delle compulsioni. Le compulsioni quindi sono dei comportamenti manifesti o anche mentali che le persone usano in maniera ripetitiva allo scopo di scacciare i pensieri ossessivi, questi pensieri intrusivi e diminuirne la carica ansiogena. Le persone che soffrono di DOC attraverso i rituali, i comportamenti ripetitivi, cercano di risollevarsi dalla sofferenza causata da questi pensieri intrusivi. Questi sono gli aspetti fondamentali del disturbo ossessivo-compulsivo. Ora vi voglio presentare le cinque manifestazioni più frequenti del DOC. La manifestazione in assoluto più frequente è legata alla pulizia e alla contaminazione. La persona che soffre di questo particolare disturbo ossessivo-compulsivo ha il timore di essere infettato, di essere contaminato dai germi o di contaminare l'ambiente circostante. Allo scopo di risollevarsi da quest'ansia, da questa angoscia causata dallo sporco, la persona mette in atto comportamenti di pulizia che possono riguardare l'ambiente esterno oppure possono riguardare anche la propria pulizia personale. Ma a differenza del normale comportamento legato all'igiene personale, le compulsioni, quindi i comportamenti rituali e ripetitivi, possono veramente diventare invalidanti, sia sul piano temporale, per esempio, la persona può ripetere per ore i rituali di pulizia o anche sul piano della salute a causa dei prodotti che si utilizzano per purificare l'ambiente. La persona che soffre di questo particolare doc tende a ripetere in continuazione i rituali di pulizia finché non si sente tranquillo di aver eliminato i germi. Ma ancora di più di non provare più quei pensieri angoscianti ed intrusivi. La seconda modalità in cui si può presentare il disturbo ossessivo compulsivo riguarda il controllo. A tutti noi è capitato di dover ricontrollare se abbiamo chiuso la macchina, la porta di casa, però dopo un controllo la nostra ansia diminuisce e continuiamo regolarmente la nostra vita. La persona che soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo deve ricontrollare ripetutamente la chiusura della macchina, del gas, della porta di casa, allo scopo di alleviare i propri pensieri intrusivi. Molto spesso questi pensieri sono connotati da un pensiero catastrofico, di qualcosa di catastrofico che può accadere se non si accertano al 1000% di aver chiuso o di aver controllato eventuali manopole, eventuali meccanismi, di aver chiuso l'acqua, di aver chiuso il gas, di aver chiuso la porta di casa. A differenza delle persone che non soffrono di DOC, che controllano una volta sola, le persone che soffrono di disturbo ossessivo compulsivo devono controllare ripetutamente e questi controlli possono perdurare per diversi. Minuti. La terza manifestazione del disturbo ossessivo compulsivo riguarda la ripetizione di parole o frasi. La persona che soffre di questo particolare DOC sente il bisogno di rompente di ripetere frasi o particolari parole allo scopo di gestire l'ansia, di gestire pensieri ossessivi. Vi è la convinzione di base che se la parola, la frase non viene ripetuta per un numero elevato di volte, qualcosa di spiacevole potrà accadere. Di conseguenza la ripetizione ha lo scopo magico di annullare gli eventuali eventi, le eventuali situazioni spiacevoli che possono accadere nel futuro. La quarta forma di disturbo sessivo-compulsivo riguarda l'ordine, la simmetria e l'organizzazione. È capitato a tutti noi di entrare in casa di qualcuno e trovare la casa perfettamente in ordine. La persona che soffre di disturbo ossessivo-compulsivo ha un'esigenza assoluta, un bisogno di avere tutto disposto alla perfezione. Questo può portare la persona a spendere ore a sistemare sopra mobili, a sistemare oggetti in maniera perfetta, finché non sente... E tutto è andato a posto la persona attraverso questi rituali di simmetria attraverso il sistemare tutto in ordine e alla perfezione gestisce la propria angoscia interna la persona che soffre di questo doc quindi nel momento in cui percepisce o vede oggettivamente le cose in disordine prova un forte senso di ansia e di angoscia attraverso questi comportamenti ripetitivi cerca di placare queste emozioni spiacevoli. La quinta forma di disturbo ossessivo compulsivo riguarda i rituali mentali, a differenza delle forme precedenti che avevano una manifestazione esteriore, oggettiva dei rituali, qui i rituali sono mentalizzati. Un esempio classico è la persona che per gestire i pensieri ossessivi, pensieri ansiogeni, conta dentro di sé, conta dei numeri o conta degli oggetti esterni e mette in moto tutti i rituali mentali per riuscire a gestire l'angoscia. Ma ora veniamo alle domande fondamentali. Quando bisogna chiedere aiuto e a chi bisogna chiederlo? Il disturbo ossessivo-compulsivo può diventare veramente invalidante. I rituali possono occupare molte ore della giornata. Dall'altra parte, possono diventare nocivi per la propria salute, oltre che psicologica, ma anche fisica. Immaginiamo la persona che soffre di un disturbo ossessivo compulsivo da contaminazione che sente il bisogno di utilizzare prodotti corrosivi per l'igiene della casa. Quindi se vi accorgete di mettere continuamente in atto dei rituali e che questi rituali stanno interferendo con la vostra quotidianità, è il caso di chiedere aiuto per una consulenza. A chi farlo? Chiedere aiuto ad uno psicoterapeuta, ad uno psichiatra. Questi professionisti vi potranno sicuramente aiutare per avere una valutazione più completa e chiara del problema, se c'è, e vi saranno anche in grado di indicare la strada migliore per affrontarlo. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto, se lo è stato mettete un bel like, come sempre se avete delle domande scrivetele giù nello spazio dedicato alle domande e vi ricordo che mi potete seguire anche su Instagram e su Facebook e noi ci vediamo nel prossimo video.